L'assessore ha sottolineato, insomma, l'importanza di questo evento, di quest'anno naturalmente, che deve essere un punto più di partenza che di arrivo per tutti i campi flegrei. In che modo può diventarlo? Già lo è, già è partito, come ho precisato nel mio intervento. Procida Capitale nasce da un processo di co-creazione con la comunità isolana, ma con tutti i campi flegrei. Progetto che è stato possibile realizzare grazie all'immenso contributo di tante realtà culturali come le associazioni Malazze, ma anche grazie al sostegno di tutte le amministrazioni. Forse se non ci avessero accompagnato durante questo percorso, oggi non parleremo di Procida Capitale Italiana della Cultura. Quindi insieme è un momento importante per Procida, ma è un momento fondamentale per tutti i campi flegrei. Dobbiamo ritornare a risplendere della nostra luce, del nostro immenso patrimonio storico, archeologico e culturale, chiaramente imperniato anche di un'immensa ricchezza enogastronomica che contraddistingue i campi flegrei, ma tutta la regione Campania.